Eccoci di nuovo, ciao a tutti. Allora, eccoci per un nuovo video e oggi parleremo di tutti quei vari attrezzi che servono per scavare il legno di testa, perciò termiti, ganci, anelli e quant'altro. Qui abbiamo, ho preparato un po' di attrezzi. Allora, iniziamo qui, abbiamo un classico Crown Revolution con termite anello con lo snodo. Qui abbiamo i due anelli che abbiamo visto anche nel video del calicetto che avevo usato questa piccolina. Questa è da 25, un po' più grande, manica un po' più grande. Per poi passare a quelli che sono attrezzi un po' più particolari. Qua abbiamo un anello con limitatore. Questo è gamma zinken con limitatore in alluminio, in ottone, scusate. Qui abbiamo sempre una termite d'anello, sempre con limitatore interno, questo qua. Questa serve, è indicata anche per lo scavo traverso vena. Possiamo lavorare sia con limitatore che sia senza limitatore. Sempre gamma zinca, ne quella. Questa sì, sempre gamma zinken. Abbiamo questa qua che è un gancio inclinato che serve per lavorare la parete dello scavo che ci agevola. Qui abbiamo un gancio autocostruito con una baretta di acciaio temprato e quant'altro. Poi qui abbiamo l'ultimo nato che per i scavi un po' più importanti, Mi questo devo non lo so allontanare per fare ripresa perché non se c'entra. l'avete visto su un video di qualche giorno fa sul gruppo. È stata ricavata da un semiasse di un'autovettura, forgiata, modellata, ritemprata. Ecco, adesso l'abbiamo riaffilata, che mi sono arrivate delle molette col diamantate, e faremo poi una prova anche di questa. E poi vabbè, abbiamo steli più lunghi, più corti per andare in profondità. Abbiamo anche un attrezzo, un supporto che questo pure me l'ho autocostruito qualche tempo fa, dove praticamente questo viene usato in questo modo qua, viene fissato nel poggio utensile, chiaramente con questo Pedino. contorno del genere, perché qua sarebbe impensabile. E praticamente abbiamo lo snodo, questo gira sia per così, perciò possiamo andare in profondità anche 30-40 centimetri in base anche al tipo di legno. Vabbè, questa era una curiosità, insomma, fa parte sempre del discorso dello scavo. Però oggi vedremo, diciamo, nella cosa nella più normalità che abbiamo tutti quanti. Poi proseguiamo, abbiamo sempre di gamma zinc, abbiamo un'altra termite. Questa è una via di mezzo fra un anello e un gancio, sempre conformato in questo modo. Si può lavorare sia, adesso lo vedremo in opera, sia con limitatore che senza limitatore. Qui abbiamo questo qui che sembra piccolino, ma è eccezionale, specialmente sempre inclinato. Si vede bene? Questo sempre per fare la parete, stando col manico dritto. Già abbiamo l'affilatura studiata proprio per lavorare sulla parete dello scavo. Qui abbiamo un'altra termite ad anello, questa
Questa c'ha la prerogativa di avere due affilature, perciò la possiamo usare sia in un modo sia nell'altro. Quando non taglia più dalla parte, abbiamo l'altra affilatura. Queste si affilano tutte con le molette diamantate. Dopo vedremo un attimino come si affilano anche queste. Questa anche ha il suo limitatore che si monta sempre o in questo modo o in quest'altro modo, si blocca con la vite, diamo più o meno taglio in base a quanto vogliamo asportare. Questo è un altro, sempre gamma Zinken. Qua abbiamo un altro gancio, questo è dritto. È affilato dritto, non è inclinato, però è affilato sia da una parte che dall'altra, e perciò possiamo lavorare sia a uscire da una parte che sia a uscire dall'altra. Questo anche lo è. Questi di gamma zinc hanno tutti lo stelo da 6 mm che si innestano nell'apposito. Questo, vabbè, questo è un altro gancio, è uguale a questo qua, senza limitatore. Questa è un'altra termita d'anello che avevo acquistato anni fa da Axmister. Pure questo è bello robusto, lo uso senza limitatore anche questo qua. Bisogna avere sempre il tipo di lavorazione che si vuole fare. Questi sono gli snodi sempre di gamma Zinken, che vanno innestati per avere degli snodi particolari per gli scavi sotto squadro. E poi ho anche il wood cut, che l'ho preso per provare per curiosità, e anche questo è un altro tipo di affilatura, c'è un'inclinazione diversa, è un modo di lavorare diverso. Ognuno ha il suo modo di approccio, perciò sono attrezzi che dobbiamo capire un attimino quando ce l'abbiamo nelle mani, perché non pensiamo che prendiamo e entriamo dentro al legno, perché dobbiamo un attimino capire come funzionano. Questo qua anche c'è il limitatore, si può sempre regolabile. E questo, diciamo che più o meno sono queste tutti attrezzi da usare con scavo di testa. All'infuori di questa qua, che è possibile usarla anche con legno traverso vena, sempre con le dovute accortezze, sempre settando il limitatore in un certo modo per non rischiare di affondare troppo. Ecco qua. Perciò questo è. Adesso faremo qualche prova su questo, che è un tronchetto di magnolia che avevamo usato nel video precedente, e avevamo fatto l'esempio della presa mandrino con le griffe queste dentellate. Non Sì. so se avete visto il video precedente, chi ha visto il video precedente. Perciò, quando lavoriamo pezzi così a sbalzo, è preferibile avere queste griffe qua. Ok, partiamo col crearci un foro centrale. Sul video del calicetto avevamo fatto con la contropunta, col mandrino da trapano, con la punta avevamo fatto un foro. Adesso ormai lo sappiamo, abbiamo visto come si fa, perciò faremo un foro con una semplice profilare. Ci faremo un foro che ci servirà come invito per qualsiasi attrezzo, perché ecco qua, molto velocemente infiliamo dentro la sgordia, ci mettiamo sul centro preciso e non può succedere niente. Ecco qua. Hai iniziato con la sgorbia trasversale o dritta? Dritta, dritta, Ha questa è, dritto così, ok. prendi, entri, l'importante è che stai sul centro preciso, la punta deve stare sul centro preciso Ok. di rotazione, di modo che non te la porta, non te Non lo la porta porta via. via, fai proprio effetto punta da trapano. Ecco qua.
la rotazione stessa che lo mantiene centrato e non può succedere niente. Ecco qua, ci siamo fatti il nostro foro. Questo non mi fa bene. Il nostro foro senza perdere tempo, senza niente. Perciò adesso ci allontaniamo un pochettino e cominciamo a fare le varie prove. Allora, come abbiamo detto allo video del calicetto, chi l'ha visto, lo scavo di testa. Se non abbiamo a disposizione questi attrezzi un po' particolari che magari si vanno già su un discorso avanzato di tornitura, possiamo sempre cominciare con quelli che sono le classiche sgorbie da approfilare. Però, come già detto, per me, secondo me, non è il modo ideale per scavare di testa. Abbiamo attrezzi appositi, usiamoli. Comunque, per la curiosità Che poi, anche scusa Roberto, ti del video. interrompo, perché poi fondamentalmente la differenza tra testa e traversovena, che traversovena parti dall'esterno verso l'interno, quindi è un po' più facile gestirla. Sì, certo, attraverso vena noi stiamo qua e andiamo dentro con la sgorbia da E ce la scavo fai. e cioè qui dovendo andare per forza di cose a accompagnare quelle che sono le fibre del legno Centro. dal centro verso l'esterno, perciò dovremmo fare questo movimento qua, perciò inizieremo da qua, cercheremo vedi, mano a mano che esco abbasso il manico e alzo il Sì. tagliente per far modo di modo che il tallone stia più in appoggio possibile. Però a parte che non mi piace proprio come sistema, può essere una cosa arrangiata per uno che vuole fare un calicetto, una cosina piccola, ma tanto più di 4, 5, 6 centimetri Non va. non possiamo arrivare, perché arriveremo a un punto tale. Adesso qui già siamo un pochino più larghi e ci possiamo anche spostare, ma arriveremo a un punto tale che non perderemo l'appoggio del tallone e dovremo andare a lavorare o di punta o con l'ala qua, raschiando e creando pure una sorta di pericolo. E allora qui ci vengono in aiuto i vari attrezzi. Allora, come già visto nel video del calicetto, dove abbiamo creato il nostro primo calicetto, noi possiamo usare, allora, queste sono delle semplici termiti ad anello, sgorbi ad anello, diciamo, chiamiamole come ci pare. Come ho già detto in altre occasioni, queste sgorbie qua vanno benissimo, sono senza limitatore, però bisogna avere delle determinate accortezze, ovvero intanto mettiamoci sempre che il tagliente sia al centro, sul centro di rotazione più o meno, non siamo né troppo alti che dovremmo lavorare in questo modo né troppo bassi. Dobbiamo stare quasi al centro di rotazione, ma la cosa importante è non affrontare mai il taglio in questa posizione qua, ovvero con l'anello in orizzontale, perché questo appena si aggancia nel legno ce lo porta giù e strappiamo tutto. Bensì affrontiamo sempre il taglio in questo modo qua. Usiamo questa parte qua come se fosse un tallone, che nella realtà è quello. Dopodiché giriamo il manico e alziamo, giriamo il manico verso destra e automaticamente il tallone sale e va a cercare il tagliente. Stiamo intorno ai 45, 40, 45 gradi e questo ci consentirà di fare un taglio pulito e senza sforzare il tornio. Vedete? Io però seguo sempre il taglio da qua, lo seguo fino a questa parte qua, anche se sto
Questa doppia affilatura ci può servire quando dobbiamo fare la parete esterna. Adesso ancora qua non abbiamo parecchio da fare. Vedete che bei trucioli, facciamo un taglio vero, vero e proprio e otteniamo già una superficie già più che accettabile. Avvicinare questa lampada. Questa diciamo che è la sgorbia più semplice in assoluto, ecco, sempre rispettando quei parametri di presentazione, come abbiamo detto prima. Questa è la stessa sgorbia che, se non per le prime volte, chi ha paura che non ha ancora capito come funziona bene il taglio. Comunque, per chi è agli inizi e diciamo dice, c'ha un po' di timore e cose, noi facciamo sempre questa prova qua, ragazzi. Partiamo sempre col tornio fermo, partiamo sempre a fare la presentazione della sgorbia, vediamo fino a quello che ci consente di fare. Perciò, quando vedremo, noi gireremo così, andremo a cercare il nostro tagliente. Quando vedremo che taglia, vuol dire che stiamo facendo la cosa corretta. Se ci mettiamo così e ci impuntiamo in questo modo, vuol dire che stiamo lavorando nel modo scorretto. Perciò, quando abbiamo dei dubbi, sempre spengiamo il tornio e aspetta, leviamo questo, sennò facciamo un macello. Spengiamo sempre il tornio e facciamo le dovute prove al tornio fermo, lo facciamo girare manualmente e facciamo le nostre prove. Dopodiché possiamo fare quello che vogliamo. Il good good pure l'avevo tolto. È andata a finire. Ce l'abbiamo. Ok, allora questo l'abbiamo visto, questo abbiamo, come abbiamo detto, questo poi regolando il limitatore chiaramente avremo più o meno taglio in base a Come come. lo regoli il limitatore? Il limitatore lo regoliamo allentando la vite dietro e facendolo basculare avanti e dietro. Ah, ok. Capito? Perciò questo poi avremo più o meno tagliente. Chiuso. Poi l'ultimo passaggio ce lo facciamo leggero, leggero, Il trucciolo non viene perché leggero. non passa, qui dico il trucciolo non viene perché non No, il passa. trucciolo esce fuori da qua perché non te lo fa passare proprio. Sì. Mentre invece quest'altro tipo di quest'altro tipo di anello, praticamente il trucciolo infilandosi, aspetta però che questo lo dobbiamo mettere su questa. Sì, che poi è lo stesso discorso del cravo, vedi, c'è il limitatore, anche il cravo ce l'ha in questo modo qua. Questo adesso è più o meno c'è il concetto più o meno. Quasi simile a tutti gli attrezzi, poi varia un pochino chi fa la svasatura del tallone un po' più, un po' meno, Sì. in base ai propri studi, alle cose, alle proprie necessità. Poi passiamo a vedere, prima di vedere questo qua che è il gancio inclinato, che ce lo vedremo dopo quando dovremo fare la finitura esterna della parete. Possiamo provare con questo qua. Questo è interscambiabile, cioè metti uno e metti Sì, l'altra. questo è il manico del crown, c'è lo stelo da 16 mm, perciò lo possiamo mettere in un modo o in un altro. Questo qua ci mettiamo sempre in questo modo.
con una regolazione del Aspetta che si metta a limitatore fuoco, se che no non è niente, non riesco a mettere a fuoco. Ok. una regolazione del limitatore che è proprio un pelo, non arriviamo neanche a mezzo millimetro, però già vedete come uno mangia. Già col limitatore, allora questo già col limitatore già siamo sicuri perché più di tanto non può mangiare, lo possiamo andare anche a spingere, possiamo fare quello che vogliamo. Che bel risoletti, eh? Spaghettini. Hai direzione qualsiasi, sia a spingere che a tirare, non è. Allora, se dobbiamo sgrossare questo, allora col limitatore così ce lo consente da fare, perché Vabbè, tanto certo. dove si impunta lo blocca direttamente il limitatore, perciò. Però chiaramente le ultime passate poi le daremo sempre nel verso giusto ad accompagnare. Però non strappa, cioè al verso contrario non strappa comunque le fibre, Beh, leggermente. le strappa sempre perché è normale, stiamo sempre lavorando controvena. Il problema è che non ci impunta perché comunque Ah, vabbè. cioè, dove arriva, dove, cioè, abbiamo talmente poco di limitatore che vedi, questo poi se lavoriamo un pelino con le forge utensili un pelino più alti del centro, ecco, così vedi già dovremmo stare un pochino più basso. Invece lavorando così accompagniamo quel minimo di inclinatura che ha l'affilatura e ci dà proprio un taglio ottimo. Seguiamo poi quando arriviamo poi sulla parete, ecco, o ci giriamo con tutto l'attrezzo o se no ci dobbiamo andare a munire di quest'altro attrezzo. Allora, no, proviamo questo. Di quest'altro attrezzo inclinato. Qui comunque per usare questi già dobbiamo fare un po' più di attenzione perché non abbiamo più Limitatore. il limitatore, perciò non ci possiamo permettere di sbagliare. E allora sempre in questo modo, sempre il discorso di tallonatura. Perché se col limitatore ci perdona, questo non ci perdona, perciò ecco qua. Aspetta che metto il coso perché no, non si vede. Ecco. Ok. Ah, per la luce Eh dici? sì, E all'interno non, no, non ci con arriva. questa? Non ci arriva perché purtroppo Vedi? è lontano. Perciò questo stiamo sempre lavorando in Aspetta che questo accendo. modo, solo che essendo inclinato ci dà l'opportunità di poter tallonare meglio e seguire quello che è il taglio. Rimaniamo sempre che dobbiamo sempre affrontare il taglio in modo che lui non taglia e andiamo a cercare il taglio ce lo andiamo a cercare dopo. Girando l'attrezzo ci troviamo il taglio. Qui troviamo il tagliente, perché queste sono le regole fondamentali. Ok, e questo è un altro attrezzo. Sempre di questo genere qua inclinato. Abbiamo questo qua che è sempre di gamma Zinken, che io l'ho provato a prima vista, sinceramente mi sembrava un giocattolo. Invece poi mi sono dovuto ricredere perché usandolo è una cosa fenomenale.
specialmente per fare la parete, quello che la parete. Cioè questo invece da seguire noi il taglio, praticamente noi possiamo stare anche dritti così e andare così, non ci dobbiamo non abbiamo Inclinare più la No, sgorbia. perché Ottimo. praticamente lui c'ha, hanno studiato questa affilatura in questo modo qua, col gancio leggermente in una determinata gradazione, che praticamente stando dritti ci consente di fare un taglio. Adesso noi dobbiamo prendere. Questo chiaramente lavora sulla spalla, sulla parete laterale, perciò Certo. per mangiare dovremmo stare in questo, dovremmo stare inclinati qua, vedi? Però quando siamo alla fine che dobbiamo lavorare sulla spalla dritta, ecco qua, senza sforzo, senza niente, senza sforzare nel tornio, negli attrezzi. Ecco qua. Per lavorare sul. Adesso affondiamo un attimino ci creiamo un po' di spalla così. Facciamo anche la prova di questo. Vedete che questo non ci consente, cioè ce lo consente pure da fare, perché noi girando il manico lo possiamo anche fare, ma con questo noi non dobbiamo fare nessun salto mortale, perché ce l'abbiamo direttamente qua, e lui taglia stando col manico dritto, senza fare troppi giri di cose. Ecco qua. Una volta che ci troviamo il nostro angolo di taglio, perché questo per fare le rifiniture è una cosa fenomenale, io l'ho provato veramente, mi sono trovato benissimo. Certo, se dobbiamo andare a scavare in profondità ci andremo o con l'anello, o se no ci andiamo con quell'altro sempre. Abbiamo due opportunità che ho provato. Allora, questo, poi proviamo anche il Vordeput. Ah, vogliamo provare un attimino questo qua, questo autocostruito? Proviamo questo Proviamolo. qua che è un autocostruito, io me lo sono costruito qualche anno fa, pure per cominciare a capire com'era la lavorazione col gancio e quant'altro. E questo lavora né più né meno come lavora la sgorbia d'anello. Chiaramente dobbiamo fare un po' d'attenzione, perché stando senza limitatore dobbiamo prima capire come si effettua il taglio. Che bel taglio che riusciamo sempre a ottenere. Allora, proviamo un attimino così abbiamo la prospettiva generale di tutti i vari attrezzi che possiamo trovare o in commercio o autocostruirsi. Ok, perciò poi, sennò sempre di gamma Zinken, abbiamo visto, che avevamo visto prima, che è una via di mezzo fra un gancio e un anello, sempre col limitatore. Sempre anche questo c'è un leggero inclinazione di affilatura. Poi
E funziona più o meno, funziona sempre come quell'altro che abbiamo visto prima. Questo è un pochino più malleabile, dalla conformazione, proprio senza il minimo sforzo riusciamo a lavorare in qualsiasi condizione. Siamo sempre sul centro di rotazione. La spalla me la lascio per dopo, così dopo rivediamo il gancio quello piccolino. Vedete, io adesso ho spinto proprio appositamente per accentuare il discorso dell'imitatore. Cioè, se noi ci sbagliamo, vedete che trucioloni, se noi ci sbagliamo e affondiamo più del necessario, lui ci blocca perché arriva a un certo punto che tocca la semisfera dell'imitatore e ci blocca il taglio. Perciò lavoriamo sempre una certa sicurezza e riusciamo a ottenere una finitura adesso sto cercando di capire pure il discorso per lavorare sotto squadro per farmi dei steli a collo di cigno, però lavorare sotto squadro con attrezzi particolari bisogna prima capirne il funzionamento. Qui non parliamo tanto di legno fresco, perché questo è un legno di Magnolia tagliato un paio d'anni fa, già abbastanza secco, perciò sul legno fresco proprio sono eccezionali questi strumenti qua. Un po' fungato, tra l'altro. Sì. Poi abbiamo, ecco, se si è Che pellito, cosa? ah, eccolo. Abbiamo l'ultimo che ho preso pure per curiosità, è il woodcut. Io ho Scusate che c'è la preso lampada in mezzo, ma almeno per far vedere all'interno, perché sennò non il rimane woodcut buio. e io ho preso solamente la testina e me la sono adattata su gli steli che ho io, perciò ecco, anche qua pochissimo spazio di taglio dell'imitatore, l'ho settato in questo modo. Questo poi lo possiamo girare come quell'altro, più o meno hanno le stesse cose. Questo c'è uno scarico del trucciolo, un'angolazione di taglio un po' diversa, perciò ci dobbiamo andare a trovare. Con questo dobbiamo lavorare un pochino più proprio al centro, ecco. Anche questo ha la sua, non so perché è finito il taglio, il buco che avevamo fatto per trecore. Anche con questo riusciamo a fare un taglio bello pulito. Dobbiamo sempre capire il funzionamento. Questo
io per il momento non mi ci trovo tanto bene perché, avendo parecchia inclinatura qua del tallone, io sono abituato con quegli altri che hanno meno inclinatura, avranno un 5%, qua siamo intorno a un, più o meno un 15-13% di inclinatura, perciò ci cambia, chiaramente ci cambia quello che è la posizione di taglio, però una volta che ci siamo poi trovati il tangente, il funzionamento poi è sempre lo stesso. Questo è il discorso del video, tutto. Comunque, più o meno siamo tutti in quella fascia di lavorazione, perciò prestiamo sempre attenzione quando abbiamo un nuovo strumento, cerchiamo di capirne il funzionamento prima di fare le dovute prove. Adesso riprendiamo questo qua, questa piccola termite qua, perché voglio far vedere nel dritto è eccezionale, quando dobbiamo andare a riprendere. Quello che è la parete negli ultimi passaggi di rifinitura, fare movimenti strani. Perché dovevamo stare un pochino più alti con questo qua, il wood tutto ci eravamo passati e con questo ci dobbiamo rialzare. È il discorso che facevamo prima, ogni attrezzo c'ha il suo modo giusto di presentazione. Di rifinitura della spalla, anche perché come abbiamo visto prima, se vado a lavorare per scavare il fondo non ce la faccio, perché mi dovrei mettere in questa posizione qua per prendere il tagliente, non ce la farò mai. Questo è solo esclusivamente per fare questo taglio qua in maniera agevole, senza fare, poi girandolo più o meno, dandogli più tagliente o meno tagliente, riusciamo a fare un taglio più fino o più aggressivo. E questi sono i vari attrezzi che possiamo usare sullo scavo di testa. Vogliamo fare un esempio
Abbiamo qua, abbiamo con la palma, però qua La c'è, palmetta. qua sì, abbiamo la stessa presa mandrino. Dai, facciamo un esempio con la palma e la chiave. Eccolo. Oggi ecco, ci prendiamo un po' di spazio e facciamo un po' tutte queste prove qua senza fretta e ci vediamo tutto quello che ci può essere utile. Cioè la palma l'andiamo a lavorare né più né meno come se fosse un legno di testa, perché comunque le fibre sono disposte sempre in orizzontale. Perciò ci rimettiamo sempre qua come abbiamo fatto prima, ci facciamo un nostro trotore. Ecco qua, ci può pure bastare così. E perché possiamo andare? Andiamo con va, proviamo sempre con la classica, il classico anello. Così vediamo. Il discorso non si cambia. Possiamo andare più leggeri, meno tagliente, più tagliente, in base a come incliniamo il nostro tagliente. Abbiamo sempre questa qua, proviamo anche con questa. Sempre un taglio simile, perché stiamo sempre parlando di una sgorbia più o meno uguale. Qui rimontiamo questo qua all'anello, col gancio. Qui spostiamoci un pochettino. Sì, poi su legni teneri poi come questo è un vero divertimento. Lasciamo la parete, così dopo proviamo il gancio, quello piccolino. Ok, vediamo un attimino il budget sulla palma come si comporta, perché non l'ho trovato. Questo dobbiamo stare un attimino. Forse c'ho l'imitatore un po' troppo chiuso e lavora più in punta che lateralmente. Sarà da registrare un pochettino. Comunque, come lavoro è qualsiasi, ripeto, qualsiasi attrezzo che possiamo trovare, basta prenderci un attimino la mano e
cosa bella di queste qua con limitatore è che possiamo comunque andare a lavorare sia a spingere che a tirare. Chiaramente poi le ultime passate le daremo a tirare e accompagneremo le fibre, andiamo a bucare a farci prendere dalla foga e riproviamo questo per la parete. Voglio vedere sulla palma come si comporta questa piccolina. Questa realmente se gli diamo modo di tagliare è una cosa spaventosa. Qui gli diamo legno da tagliare più lo taglia. La cosa bella di tutti questi strumenti da taglio che praticamente andiamo a fare un lavoro senza sforzare né il tornio né sforzarci noi, perché ecco, avendo il limitatore che ci consente di fare un taglio in sicurezza, non dobbiamo stare lì a fare sforzi e quant'altro. Certo, quando poi andremo a lavorare sotto squadro, lì il discorso cambierà. Perciò gli hollow, i passi sotto squadro, lì sarà un discorso un po' più particolare, magari l'affronteremo fra qualche tempo, così intanto abbiamo modo di prendere confidenza con questi attrezzi. Però questo ecco per lo scafo. Poi tanti ogni tanto si dice: ma non posso usare la termite sullo scavo traverso vena? Allora, fare uno scavo traverso vena, il bello è quello di adoperare la sgorbia, cioè ci siamo talmente comodi a spingere, abbiamo in base all'affilatura che diamo alla nostra sgorbia, è tanto bello spingere tagliare con la sgorbia che è inutile proprio andare a scavare con attrezzi del genere. E comunque quasi tutti non sono sconsigliati per lavorare in traverso vena. Sempre avendo sempre l'accortezza di usare i limitatori, perché lavorando traverso vena è facile che lo strumento venga catturato da quello che sono le fibre del legno. Perciò ecco, questi sono i vari accorgimenti che
che possiamo trovare. Perciò possiamo fare una prova con questo qui autocostruito. Vediamo come si comporta, perché pure questo non l'avevo provato con la palma. Eccolo, ammazza questo. Si asporta tanto, eh? Sì, perché questo è abbastanza aggressivo questo con questa affilatura che ho fatto, perché ho lasciato un'affilatura quasi dritta qua, è molto aggressivo, bisogna stare un pochettino attenti, però se si prende la mano sullo scavo del fondo, quando cominciamo ad andare in profondità, è eccezionale. Poi c'eravamo questa che avevo Eccolo, fatto vedere prima, eccolo. non è per fare queste cose piccole, questo diciamo che Balena. è da adoperare prettamente quando si fanno cose grosse, perché questo è arrivato dai No, questi qua praticamente, questi attrezzi qua se li fanno in Giappone, in Ah, sì. Corea, in Giappone, fanno queste lavorazioni. Loro praticamente fanno tutto con questi attrezzi qua, addirittura li affilano anche nell'altra parte, lavorano dalla parte opposta, lavorano sotto, cioè sono lavorazioni un po' particolari che io le sto studiando da qualche tempo. Ecco, adesso mi sono voluto autocostruire questo gancio qua. Sì, perché poi loro adoperano anche la parte qua frontale, affilano anche questa parte qua, la usano per fare determinate lavorazioni. Capendo un attimino com'è il discorso, non è malvagio come cosa. Comunque, come tutti gli attrezzi vanno prima provati, testati. E loro utilizzano questo al posto da profilare tutto Sì, quanto. lo fanno esterno, interno, scavo, Tutto la stessa. rifinitura. Sì. Traverso vena di testa, Ah, detto? loro lavorano più che altro di testa. Ah. Comunque anche attraverso vena ho visto che hanno varie conformità, varie forme del gancio, più chiuso, più aperto, con inclinazione, con meno inclinazione, storto, dritto, cioè hanno vari attrezzi. Niente, mi ha incuriosito questa cosa qua e l'ho voluta provare. Adesso sto cercando di trovare il giusto equilibrio per vedere come sono le proporzioni, e questo è. Perciò, ragazzi, ecco quello che tanti mi avevano chiesto, tanti aspettavano, era anche questo argomento qua dello scavo di testa.
l'abbiamo affrontato in maniera blanda con il video di qualche tempo fa del calicetto, e poi avevo promesso che avremmo approfondito il discorso con i vari attrezzi. Poi, mano a mano che andremo avanti, se ci sono delle lavorazioni un po' più particolari, le affronteremo mano a mano insieme. E poi, come ho detto, più in là affronteremo anche il discorso dello scavo sotto squadro, da vedere se di testa, di traverso lo possiamo fare e lo possiamo affrontare in diversi modi. E per il momento è questo. Poi, come diciamo sempre, qualsiasi dubbio, qualsiasi curiosità che mi viene in mente, qualsiasi domanda sui vari attrezzi che abbiamo presentato, che si possono trovare in commercio più o quant'altro, ne possiamo parlare sul gruppo, ne possiamo parlare anche qui sotto direttamente nei commenti, e cercheremo da rispondere un po' a tutti quanti. Spero che vi sia piaciuto anche quest'altro nuovo video. Un grosso saluto a tutti quanti e ci vedremo prossimamente, il più presto possibile. Ci vedremo con un altro video, anche quello molto atteso. Non vi dico, vi lascio la curiosità, però è un video molto molto atteso, che tanti mi chiedono, tanti hanno paura, tanti però lo affronteremo nella maniera più tranquilla possibile, e cercando di far capire e dare un attimino quello che è il senso della sicurezza, perché ogni attrezzo presentato e usato nel modo giusto, come diciamo sempre, i pericoli si vanno a ridurre parecchio. Perciò, ragazzi, un grosso saluto a tutti quanti, in bocca al lupo. Mi raccomando, esercitatevi, procuratevi o costruitevi, compratevi, cercate di capire i vari attrezzi, quale vi può piacere, quale vi può essere più utile, quale secondo voi avete visto che è più facile l'utilizzo. E niente, esercizi, qui mi raccomando, te ce l'hai presa la tua termite, perciò Sì. prove a go go e via. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao a Ciao ragazzi, tutti, ciao a tutti, grazie. ciao.